Ok, adesso parliamo di un argomento un pochino più complesso, un pochino più noioso, che è quello del lavorare, cioè lavorare tanto, poco o gratis. È quasi normale nel mondo del 3D magari iniziare con dei lavori sui quali si è pagati poco, ok? Però ricordatevi che se vi pagano poco la prima volta, vi pagheranno meno la seconda. Questo ricordatevelo sempre. Esperienza vissuta sulla mia pelle, quando si lavora a partita IVA, a volte si lavora tanto, ok? Si lavora tanto di preventivi, si lavora tanto di rapporti, si lavora tanto anche proprio a livello di lavoro, perché magari capitano quei clienti rognosi che pagano poco, ma ti chiedono 2500 e dici sì, tanto è un lavoro semplice, chi se ne frega, gli chiederò 1000 euro e sono a posto, 500 euro sono a posto. E poi dopo in realtà ne spendi altri 500 per stare dietro a questo lavoro qui perché diventa lunghissimo. Oppure si lavora anche a gratis. Uno dice: io voglio questa cosa, però non ho budget. Allora, ci sono delle situazioni in cui uno può investire se stesso, le sue capacità per lavorare a gratis, perché magari quel lavoro lì può portarti ad avere determinati vantaggi, ok? Ora, io vi faccio un esempio. Per esempio, ho realizzato mi è stato richiesto di creare un'esplosione e un effetto di fratture di una vetrata per un cortometraggio. Questo cortometraggio, che è Alien Nights, mi ha chiesto di fare questa cosa a gratis e io ho detto, ma sai che ci sta, che magari voglio farmi un minimo di esperienza, fare anche dei test per me personali, perché fino a quando magari noi siamo nella nostra stanzetta a studiare un software, per esempio come distruggere un vetro, e non vediamo la reale applicazione, e quindi non riusciamo ad applicarlo nel mondo, nella situazione reale, avremo sempre un meno rispetto a chi invece lo fa in produzione. O comunque farlo per poi renderizzarlo così, come se fosse un esercizietto, ha un valore negativo, ha un valore in meno. Quindi io decisi di fare questo lavoro, dissi ok, mandami il file quando ce l'hai, dimmi un po' come si fa e ci si organizza, va bene? A parte questo qui mi ha dato poi tutto dopo quasi un anno, quindi diciamo che io dopo un anno ho fatto il lavoro finito. Gli ho fatto il lavoro, poi c'erano delle cose che non tornavano e lui se le è sistemate in post-produzione, c'era per esempio non aveva renderizzato il canale alfa, fatto bene, allora non riusciva a leggerlo, allora lui di questa esplosione l'aveva rifatto a modo suo, però per me è stata un'esperienza per imparare qualcosa di più. Oltre a un piccolo fatto, ma che mi interessa veramente poco, che quello stesso corto è un corto che ha una marea di visualizzazioni, una marea di premi vinti in giro per il mondo per questi piccoli corti, festival di piccoli corti, cosa che a volte io non capisco come sia possibile, ma non che quello vinca, ma che ce ne siano così tanti. E quindi uno dice, vabbè, ho partecipato a questo progetto, magari bene, magari può essere andato male. Però mi ha potuto portare esperienza e portare anche un minimo di visibilità in più. Oppure uno può anche dire, io per esempio in Italia ci sono stati due progetti che adesso citerò, qualcuno magari li avrà visti, uno era Metal Gear Solid fatto dai ragazzi della Hive Division che quando l'hanno fatto, praticamente mi sembra fosse il 2008-2009, alla fine hanno avuto tanto successo e addirittura dei ragazzi che lavoravano alla Hive sono andati poi a lavorare in America in grosse produzioni perché hanno potuto fare esperienza, ovviamente avevano anche un secondo lavoro e questo era un lavoro parallelo che facevano, hanno potuto creare una sorta di esperienza per poter poi dopo lavorare anche ad alti livelli. Oppure Dark Resurrection, che è un altro fan movie fantascientifico che ricorda un po' Star Wars, che ricorda un po' altre cose fantasy. Ci sono persone che hanno lavorato lì e che poi qualche anno dopo hanno iniziato a lavorare anche in altri ambiti. Però sono esperienze. Io sono favorevole per questo tipo di esperienze.
logicamente uno le va a fare a gratis oppure con un guadagno minimo. Il problema è che quando c'è un guadagno minimo, non sempre si ha la possibilità di poter essere sicuri che tale lavoro poi venga realizzato, o comunque che magari ci possono essere quei piccoli scazzi, se mi passate il termine, che si possono creare tra le persone, perché uno può dire sì, però io ti pago, sì, ma mi dai anche 100 euro per farti uno shot. Quindi cerchiamo un attimo di calibrare le cose. Quindi bisogna sempre un pochino capire quali possono essere dei progetti sui quali poter investire, sui quali poter provare, per poi dopo fare qualcosa di più. Una storia di successo, per esempio, è quella di Andrew Kramer. Non so se avete presente Andrew Kramer, che è diventato famoso per il suo portale Video Copilot e per anche la creazione di alcune plugins, come per esempio Element 3D per After Effects, dove sostanzialmente lui fa determinati effetti, no? E inizia sempre la sua. Io quando penso a Andrew Kramer mi viene sempre in mente la sua frase iniziale, no? Hey, what's up, Andrew Kramer here. Che inizia così con i suoi tutorial. Ma lui ha iniziato facendo i tutorial e poi dopo, magari anche un po' nella vita bisogna avere anche quello che si chiama culo, ok? Quindi un po' bisogna avere il culo e un po' bisogna avere anche la bravura nel fare le cose. Ad ogni modo, lui ha iniziato facendo questi tutorial e poi ha conosciuto J.J. Abrams, che gli ha detto: ma io devo fare l'open title di Star Trek, ti va di farlo te? Lui ha investito questo, c'è un talk in cui parla di questa situazione, ha comprato dei server, ha tirato su la struttura, ha fatto tutto l'open title e da lì ha iniziato a lavorare ad alti livelli, ok? Ha avuto la costanza, ha avuto la visione, ha avuto il coraggio di rischiare nel fare qualcosa. Ovviamente lui prima è diventato famoso, tra virgolette, per delle produzioni più basse e per dei progetti gratuiti come i suoi tutorial. Infatti, se andate online e guardate un tutorial, un video di Video Copilot, sicuramente ritrovate qualcosa utilizzato anche negli spot. Ad esempio, io l'anno scorso mi ricordo che, mi sembra sulla Rai, il logo iniziale sulla Formula 1, sulle trasmissioni delle cose di Formula 1, è praticamente un tutorial di Andrew Kramer. Ok? Quindi è diventato un mood, è diventato uno stile che si è diffuso e di conseguenza gli ha portato anche qualcos'altro. Quindi a volte non è detto che fare progetti gratuiti non porti a qualcos'altro. Ok? Quindi bisogna un pochino anche valutare quello che si fa. Lavorare poco, quindi guadagnare poco, secondo me, nel senso che farsi pagare poco è meglio non farlo. A volte è meglio evitare, se non si parla di amici, è meglio evitare di avere 50 euro in più in tasca, perché poi alla fine dei conti uno toglie tutto, toglie le tasse, toglie quello che volete, alla fine ti rimangono magari 50 euro. Meglio evitare di avere poco in tasca che avere dei clienti che ti pagano poco, perché i clienti che ti pagano poco sono anche quelli che poi pretendono di più. Pretendono di più e quindi hai più problemi nella gestione del cliente, nella comunicazione con il cliente. Mentre tanto vale guadagnare tanto e lavorare gratis. Se io mi faccio pagare tanto, ritornando al discorso delle 48.000, mettiamo 40.000 euro all'anno, io devo tirare fuori di tasca, devo guadagnare 40.000 euro l'anno. Di queste 40.000 euro l'anno, 20.000 sicuramente se ne vanno via di tasse, ok? Quindi io so che tra tutto 20.000 sono di struttura e tasse, ok? All'incirca, mettiamo, facciamo anche 30. Se io so che devo arrivare a fine anno con 40.000, io magari sul lavoro posso lavorare 3 settimane come un pazzo e guadagnarne 10, ok? Poi dopo posso stare una settimana a casa, posso stare 2 settimane a casa, posso fare qualcos'altro nel mentre, posso studiare qualcosa, posso cercare di comprendere qualcosa che magari mi è sfuggito.
posso crearmi dei preset perché li voglio utilizzare in un lavoro futuro. Quindi uno magari bilancia questi due aspetti. Bilanciando questi due aspetti, hai la possibilità, magari stai un mese fermo, e il mese successivo, magari te in 4 mesi fai quello che ti serve per vivere. Ok? Quindi una volta che uno fa in 4 mesi quello che gli serve per vivere, 4, 5 o 6 mesi, gli altri 6 mesi puoi benissimo fare altro, ma anche a gratis. Nel senso, uno potrebbe investire a gratis perché gli può portare ad avere dei contatti in più. A volte bisogna sempre cercare di capire qual è la clientela da seguire. Magari non cioè, conviene anche avere pochi, pochi clienti, però seguirli bene. Se io ho 10 clienti e questi 10 clienti li seguo benissimo, li coccolo, li tratto bene, gli faccio capire che per me sono importanti, è sempre meglio che avere la massa di 100 persone che magari di queste 100 persone non sa neanche come si chiamano. Quindi bisogna un attimino andare a coccolarsi le persone. Poi è naturale che con qualcuno magari ci entri più in confidenza rispetto ad altri e quindi magari hai possibilità anche di instaurare dei rapporti di amicizia o quasi, perché secondo me prima vengono le amicizie e poi vengono il lavoro, nel senso che amicizia e lavoro sono due cose separate. Però possono comunque generarsi anche tali aspetti, non vedo perché no.